si salvi chi può, come diceva la mia ex. Che c'entra quello che diceva tua moglie? Cosa facciamo con le boschi? Ah, già, le boschi. Beh, non vedo... Perché, qual è il problema? Il problema è che... Come sarebbe qual è il problema? Non abbiamo... Non c'è... Ammazzeranno quella povera donna, capisci? Ma che stai dicendo? Vaneggi! Quella povera donna, quella povera troia vuoi dire? Si è rapita da sola, l'hai detto tu stesso. No, miseria, ho detto solo che pensavo che l'avesse fatto lei. Sei tu che ne sei così sicuro? Proprio così, sicuro al 100%. C'è il calendario delle prossime partite. No, mi chiudi quella fo... Quando giochiamo? Questo sabato. Quintana e... Sabato? Beh, dovranno spostare. Water, che cosa devo dire a Lebowski? Gliel'avevo detto a quell'imbecille della Lega. Chi è il responsabile del calendario? Water. Burkhalter. Gliel'ho detto mille volte a quel crucco del cazzo che non gioco di sabato. Water. Il programma è affisso. Lo disaffigano, porca puttana! Chi se ne frega del calendario? Uccideranno quella povera donna, maledizione. E io cosa dirò a Lebowski? Piantala, Drugo. Si stancherà del gioco prima o poi tornerà a casa dal maritino. Sì. Come mai non giochi di sabato? Shomer Shabbas. E che significa? Cioè, e nel frattempo che cosa racconto a Lebowski? Ora ti spiego, Donny. Shabbas è il giorno di riposo ebraico. Vuol dire che non lavoro e non guido la macchina, non vado in giro in macchina, non tocco i soldi, non accendo il forno e di sicuro non gioco a bowling. Shomer Shabbas. Walter, allora io come faccio? Sono un osservante del sabato. Basta, porca puttana, me ne vado. Falla finita, Drugo, che rompicoglione. Drugo, Drugo. Aspetta. Digli semplicemente che abbiamo consegnato il malloppo e che è tutto andato per il... Ah già, com'è andata? Benissimo, ha solo abbaccato un po' la macchina. Walter, noi non l'abbiamo fatta la consegna, porca puttana. Quelli soldi non li hanno avuti. E adesso sai che faranno? Uccideranno quella povera donna. Uccideranno quella povera donna. Senti, Walter, ma se non puoi andare in macchina, come fai a muoverti il sabato? Drugo, sai che mi sorprendi? Quelli non ammazzeranno nessuno, non faranno niente. Ma cosa possono fare, stupidi dilettanti? Ma intanto guarda la sostanza dei fatti. Chi è seduto su un milione di fottutissimi dollari? O mi Walter. Sbaglio? Noi abbiamo un milione di dollari che ci aspettano nel portabagagli della mia macchina. La tua e loro macchina, che cosa hanno Walter? In mano? Le mie mutande sporche. La mia biancheria. Di un po'. Dov'è la macchina? Chi ha le tue mutande sporche? Dov'è la tua macchina? Non lo sai, Walter? Era parcheggiata in un posto riservato agli invalidi, l'avranno portata via. Lo sai benissimo che è stata rubata. È senz'altro una possibilità, Drugo. Vaffanculo. Dove vai, Drugo? Me ne vado a casa. Il telefono sta squillando. Sì, grazie, Donny.